colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. E ciao a tutti, ragazzuoli, e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli, ragazzi, con diciamo qualche requisito. Non sono tantissimi, però penso che molti di voi avranno tutto il necessario per poter fare questo glitch. Il glitch, ragazzi, in sé non è difficile, è una variante dei glitch che vi ho portato recentemente. E quindi passiamo al glitch e passiamo ai vari requisiti, ragazzi. Io ve li faccio vedere piuttosto che dirveli, così almeno capite bene. Allora, il primo requisito è una clubhouse, ragazzi, in cui non dovete fare nulla, dovreste solamente ubriacarvi nella clubhouse. Quindi va bene sia se è cara sia se è economica, va benissimo. L'importante è che sia comunque in un posto vicino al centro, dove noi andremo a fare il glitch nel nightclub. Perché la clubhouse? Perché la clubhouse, ragazzi, ci aiuterà a teletrasportarci, oltre al teletrasporto che noi useremo normalmente. Quindi tutto ciò ci faciliterà lo spostamento abbastanza rapidamente. Quindi dovremo avere anche un bunker con all'interno il COM, e all'interno del COM dovremo avere la postazione di comando nello slot 1, 2, dove cazzo vogliamo noi, e nello slot 3 il deposito veicolo personale. Quindi una volta che abbiamo questi requisiti, abbiamo anche un altro requisito, ragazzi, che è la mira manuale. Dovremmo avere la mira manuale e tutte le attività visibili in mappa, perché altrimenti non potremmo teletrasportarci da una parte all'altra, insomma. Quindi a questo punto, quando abbiamo tutti i requisiti, ragazzi, l'unica cosa che dobbiamo fare, io adesso qui sono al diciamo al bunker e vado a teletrasportarmi in centro, ragazzi. Quindi andremo ad usare il teletrasporto tramite mira manuale e andremo a comprare delle birre, ragazzi. Lo so, purtroppo c'è solamente questo delle birre, si cerca di facilitarlo il più possibile, di renderlo diciamo abbastanza fattibile, però purtroppo c'è solo questo. Non so se ancora quello delle auto di strada è funzionante o meno, però comunque sia, io intanto vi porto questo. Allora, quando penso che tutti sapete come teletrasportarvi, ragazzi, dovete entrare in un'attività come appena fatto io e poi dovete fare un partecipa a sessione da un qualunque vostro amico che sta giocando a GTA Online. Accettate il primo messaggio e cancellate il secondo e pregate Dio che il vostro amico non è nella stessa vostra modalità di puntamento. Quindi andremo nel negozio, compreremo le birre, ragazzi. Io qui ci sono andato giusto per farvi vedere il passaggio che dovete fare voi, però già le avevo. E una volta comprate le birre, ragazzi, andiamo nella clubhouse e ci ubriachiamo. Non serve che ci ubriachiamo con le birre, basta anche venire qui al bancone del bar, come sto facendo io. Bevete tutto quello che dovete bere, il più possibile, insomma, fino a che morirete o comunque svenirete, morirete, insomma. Non lo so sinceramente se muore il personaggio, raga, non ci ho mai fatto caso. Comunque vabbè, fino a che non cascate pecoroni per terra e via, insomma.
e quando vi andrete a risvegliare, ragazzi, vi andrete a risvegliare direttamente nel bagno della vostra clubhouse, come state vedendo. A questo punto, una volta che siete respawnati nel bagno, l'unica cosa che dovete fare è start, aprire la mappa e tornare nel vostro bunker, ragazzi. Per questo vi ho detto che serve il teletrasporto. E usando il teletrasporto così, ragazzi, ci risparmieremo di prendere, non so, il buzzard ogni sacra volta. Come vedete, ragazzi, io addirittura il partecipa a sessione l'ho fatto prima di entrare nell'attività e funziona benissimo. Quindi accettiamo il primo messaggio, cancelliamo il secondo per spawnare fuori dall'attività. Una volta fuori dall'attività, l'unica cosa che dovremo fare è entrare nel nostro bunker. Ragazzi, vi ricordo in descrizione tutti quanti i link dei miei sponsor, tutti quanti i link del contest Road to 15k. Vi ricordo anche i canali amici di Centurion, Dark Glitch, insomma trovate tutto in descrizione, ragazzi. C'è anche il link del Team Glitch, penso di doverlo aggiornare, non lo so, ora lo farò, insomma, quando è. E comunque sia, anche il link del Team Glitch, di Telegram e di tutto il resto lo trovate tutto quanto in descrizione, comunque, o nel mio canale o nel canale di Centurion o Dark Glitch. Quindi a questo punto, ragazzi, una volta dentro al bunker, che cosa dovete fare? Entrare nella vostra retro custom e metterla fuori come nel glitch precedente, né di più né di meno. Quindi andremo a lasciare qui la nostra LG retro custom e partiremo con il glitch, ragazzi. Io non capisco molti di voi come non riescono a fare questo bug, anche se secondo me è veramente semplicissimo, semplice. Però ve lo spiego in maniera, diciamo, più chiara possibile. Allora, che cosa dovete fare? In primis dovete essere CEO. Seconda cosa, ragazzi, dovete tirare fuori il telefono, andare in minigiochi, in attività, insomma, nei minigiochi, e scegliere una qualunque. Io qui ho scelto il poligono di tiro, ma potete scegliere qualunque attività voi vogliate. Dopodiché, appena sta caricando, freccia a destra e caricate la prima missione. Caricate la prima missione, gli date ok, vi butterà nuovamente fuori dalla schermata, premerete freccia e non appena comparirà questa schermata qui, prendete e premete il tasto option, ragazzi, e starete sbloccati, come vedete. Dopodiché l'unica cosa che dovrete fare è correre velocemente verso le videocamere di sorveglianza, che era un altro requisito che ho dimenticato di dirvi, però insomma ve lo sto dicendo adesso, non penso che fate il glitch passo passo mentre che ve lo spiego durante il video. Una volta qui, assicuratevi che sia tutto a posto tirando fuori il telefonino, e una volta fatto ciò vi ubriacate fino a morire. Una volta che respawnerete, dopo che vi sarete ubriacati, ragazzi, respawnerete direttamente in centro città e quindi non avrete più bisogno di teletrasportarvi. Un'altra cosa, ragazzi, io qui potevo anche togliere la schermata questa qui buggata, però non l'ho tolta, la toglierò più avanti. Allora, ragazzi, per bere le birre tutte quante, intendo tutta dall'inizio alla fine la birra, dovete premere una volta X e poi successivamente tenere premuto X. Come avete visto, ragazzi, sono respawnato nel cesso del nightclub e non del nightclub, della clubhouse. E una volta qui, l'unica cosa che dovete fare, ragazzi, è uscire dalla clubhouse e dirigervi al vostro nightclub. Allora, se avete intenzione di continuare il glitch, ragazzi, il mio consiglio è di comprare altre birre. Se no, se volete fare solo una duplicazione, fatelo come lo sto facendo io. Io qui, ragazzi, mi sono sbuggato, ho levato la schermata, quella lì che avevate visto, insomma, quella tutta quanta offuscata, e mi dirigo al negozio di birre, insomma, all'alimentari, ragazzi. Vado a comprare delle birre
vi faccio vedere tutti questi passi in maniera tale che voi vi ricordiate quello che dovete fare, anche se io adesso qui dovevo fare solo una duplicazione, vi sto facendo vedere tutti quanti i passi come li dovete fare. Una volta usciti dalla clubhouse e andati a comprare le birre, siamo pronti per andare al nightclub. Arrivati al nightclub, ragazzi, nel vostro nightclub quante più LGRH8 avete, quanti più cloni potete fare. Quindi dentro nightclub dovete avere abbastanza LGRH8 da poter trasformare in ovviamente retro custom. Quindi andremo ad entrare nel nostro nightclub. Come vedete qui a me i veicoli compaiono piano piano. La cosa fondamentale di questo glitch, ragazzi, è che non vi compaia mai il radar o alcun messaggio del tipo la sessione non è stato possibile raggiungerla o altre cazzate. Se non vi compare quel messaggio come vedete nel video, allora è tutto a posto. Allora, ragazzi, io il video l'ho tagliato un pochino, ci sono un po' di transizioni perché comunque sarebbe stato lunghissimo. Osservate la targa di questa macchina, che presto diventerà la targa della nuova LG Retro Custom. Quindi quando siete sull'auto accelerate e, come potete vedere, come nell'altro glitch, spariranno tutte le auto che avete qui. E a questo punto, ragazzi, l'unica cosa che dovrete fare è teletrasportarvi. Per teletrasportarvi tirate fuori il telefono, andate su internet, premete il tasto option e vi teletrasportate direttamente vicino al bunker. È abbastanza semplice, ragazzi, come glitch, ci vuole più a spiegarlo che a farlo, secondo me. È uno dei pochi glitch, diciamo, disponibili per da fare in soli, insomma, quindi io penso che possiate approfittare. Una volta che siete qui, ragazzi, fate la stessa cosa, fate un partecipa a sessione da un amico qualunque e uscirete da qui. E l'unica cosa che dovete fare, ragazzi, è entrare nel vostro bunker, entrare nel vostro centro operativo mobile con la LG Retro Custom e avrete il vostro clone. Io adesso mi sto avvantaggiando, diciamo, un pochino con il comment, però comunque sia è quello in buona sostanza che dovete fare. Quindi usciamo da qui, ci dirigiamo verso il nostro bunker e andiamo a effettuare la duplicazione. Allora, come vedete, ragazzi, io qui mi sono sbuggato. Perché? Perché mi è ricomparso nuovamente il radar. Allora, se volete ripetere interamente il glitch, dovete ripetere non tutto, ragazzi. L'unica cosa che non dovete ripetere è il fatto di ubriacarvi al nightclub, alla clubhouse, perché oramai avrete buggato il gioco e quindi non ce ne sarà più bisogno. L'unica cosa che dovete fare è ribuggarvi al vostro centro operativo mobile e tutto il resto, però purtroppo questo è il glitch. Adesso vi faccio vedere la targa dell'auto, ragazzi, in maniera tale che poi non diciamo baggianate. Ve l'ho fatta vedere quella che era nel nightclub e adesso, come andremo a salire, la targa cambierà, ragazzi, e avremo il nostro clone. L'ultimo passaggio che dovremo fare per salvare il nostro clone è andare a metterlo nel nostro centro operativo mobile e tirarlo fuori nuovamente. Ci dirà di sostituire, sostituiremo, ragazzi, perché è importante. Una volta sostituita saremo pronti a ripetere nuovamente il glitch. Quindi andremo a tirare fuori l'auto, andremo a buggarci nuovamente nel nostro centro operativo mobile e, se abbiamo le birre, giustamente possiamo ripetere il glitch tutto quanto dall'inizio alla fine. Ragazzi, purtroppo, come vi ho già detto, questo è l'unico, cioè l'unico, ce ne sono svariati, ma sono tutti quanti sulla base di bere birre, ragazzi, non ce ne sono altri. Quelli da fare da solo sono tutti quanti così, quindi io l'unica cosa che vi posso dire è di accontentarvi, perché questo passa mamma Rockstar e questo ci dobbiamo tenere. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, la descrizione, non ho nient'altro da aggiungere. Un saluto, al prossimo video.